Non ne capiamo la ragione per accadere di questo rotto. Ecco. C'è da spiegare il sindaco? Sì, lo spiego io, nel senso che la funzione principale, che mi ho detto e ripetuto anche nei consigli comunali che hanno portato in approvazione la revisione, la ricognizione in merito a una partita di opere infrastrutturali che riguardano tutto l'abitato nord-ovest di Tregaggio, che viva e vegeta in questa amministrazione pubblica di Triuggio da 25 anni, abbiamo voluto tentare di mettere in mano per quella storia per vedere di trovare una soluzione. Non la faccio lunga. Quella rotonda ha la funzione principale in una infrastruttura necessaria per il controllo della velocità veicolare sul territorio. Noi siamo continuamente ossessionati giustamente dai cittadini che ci ripetono che le macchine sul territorio vanno velocissime, mettete i dossi, mettete il come si chiama, insomma, l'autovelox e quant'altro, eccetera, eccetera, perché c'è un sistema di controllo. Quella curva di Tregaggio, e tutti quelli di Tregaggio ne sono, credo, testimoni storici, è stato teatro di incidenti gravi negli anni passati, l'ultimo non più tardi di 2 anni e mezzo fa, no? Incidenti con interno mortale. Quella rotonda, come funzione principale, è la sicurezza e il controllo città sulle strade del territorio. Consentirà anche l'inversione di marcia degli automezzi pesanti, proprio perché l'intenzione, la scelta dell'amministrazione è quella di evitare che gli automezzi pesanti attraversino l'abitato di Triuggio, cioè la via Roma, che ha delle dimensioni che non potevano sopportare, che non possono sopportare questi mezzi pesanti, e anche l'opportunità di prefigurare situazioni per il futuro di accessi nuovi a delle realtà del territorio che esistono proprio in prossimità di questa rotonda. Fatta tutta questa spiegazione sul perché l'abbiamo fatta, io dico che è inaccettabile che nel programma della lista di centrodestra sia stato scritto che questa rotonda costa 400.000 euro. La rotonda in questione costa 68.000 euro. Ci sono gli atti di consiglio comunale, le delibere, i computi medici, tutti i documenti possibili e immaginabili che chiunque può vedere con assoluta libertà. Il fatto di aver scritto nero su bianco una falsità tale, io personalmente la ritengo accettabile da chi si candida ad amministrare la pubblica amministrazione. È una falsità, adesso la televisione la chiamano fake news, è una falsità vera e propria. Non è costata 400.000 euro, ma è costata 68.000 euro. Pubblici, va bene pubblici, in parte diretti, in parte a scopo, pubblici, ma 68.000. Ci danno per fare, sono di fuori.